Va ora in onda Unitalsiamo, a cura della sottosezione Unitalsi di Pescara. Bentrovati a tutti, amici di Radio Speranza. Questa mattina ci siamo io, Marta, e Francesco. Francesco. Buongiorno a tutti. Allora, io prima di iniziare vi ricordo che per chi non ha possibilità di seguire la nostra trasmissione puoi riascoltarci su YouTube o insomma su tutte le nostre pagine, sia Facebook che Instagram. Allora, innanzitutto grazie per essere con noi. Noi oggi vogliamo ricordare un evento molto molto importante a cui abbiamo partecipato domenica scorsa al Circolo a Ternino vicino Piazza Garibaldi con il nostro caro Donato Di Marzio, che è il papà di un nostro carissimo volontario che è Matteo e che pochi mesi fa ha scritto un libro il cui ricavato lo ha donato interamente all'Associazione dell'Unitalsi e quindi ci ha fatto questo bellissimo dono. Con noi, per insomma allietare ancora di più questo pomeriggio, c'è stato una persona a me carissima, perché è mio zio, però una persona cara a molte persone, che è Mario Grilli, un professore di filosofia che si è donato interamente durante tutto l'arco della sua vita ai ragazzi, alla sua professione, all'insegnamento. E oggi, grazie allo zio, vogliamo ripercorrere un po' questo libro e lui ci può aiutare anche a darci qualche input per leggere questo libro in modo, diciamo, con uno sguardo in più. E quindi ci colleghiamo con lo zio Mario. Pronto? Pronto, buongiorno. Eccoci qua, buongiorno. Buongiorno a voi e agli ascoltatori. Benvenuto a Radio Speranza, zio. E grazie per aver accettato il nostro invito, perché la tua presenza può illuminare tante persone, sia nella lettura di questo libro, ma in generale. Sì, allora, grazie del tuo invito. Sì, posso dire? Sì, sì, vai. Ecco, allora, domenica scorsa è una serata bellissima, importante, come hai già detto, con la presentazione di un libro di Donato Di Marzio, medico di famiglia, di Pianella, una persona eccezionale, ma soprattutto il suo garbo, la sua umiltà, i suoi valori cristiani sono permeano un po' tutta la sua persona e i suoi scritti, le sue poesie e i suoi racconti in questo libro, Gli Immortali, che lui, il cui ricavato, come hai già detto, andrà all'Unitalsi. Ma una cosa voglio anche ricordare, che ho avuto il piacere di conoscere i parenti, figli e nipoti di un grande uomo che finalmente hanno ricordato, dando alla memoria un ciatto d'oro, il direttore Laurino Ciceo, persona eccezionale, dai valori cristiani proprio immensi e vissuti. Ecco, questo è quello che la serata è stata bella, impegnativa, ma soprattutto con una partecipazione veramente sentita, bellissima proprio, piena di quasi un entusiasmo a sentire, a capire poi le poesie lette dalla professoressa Franca Minnucci, ottima attrice, e leggeva dal suo canto proprio queste poesie che hanno veramente preso le persone che erano presenti. Bene, io ho sempre detto che se posso continuare, certo. Che questo libro di Donato Di Marzio non deve essere letto e poi riposto nella
biblioteca di casa, di famiglia, ma deve essere riletto e quindi non deve essere oggetto di polvere, ma riletto perché ci sono messaggi di una profondità eccezionale che danno ancora più valore alla propria vita. Donato ha proprio, sì, Donato diciamo che ha immortalato dei momenti che lui ha vissuto, anche momenti di vita quotidiana, a cui lui ha dato, si è soffermato e ha dato un'importanza anche per far capire che ogni momento, se guardato con attenzione, può avere un significato dietro. Magari noi molto spesso, non, anche nella fretta della vita quotidiana, non badiamo al senso che ci che hanno le cose che ci accadono, però lui gli dà proprio questo sguardo in più, vero zio? A 360 gradi, dalla rivoltella, che dopo ne parleremo, certo. Che significa la conversione poi di Giovanni Battista Tomassi, a un sorriso pieno d'amore di un ragazzo down, sì. Cioè non ha lasciato nessun tema. Quindi quel bambino che perde la mamma, la cui mamma però è una persona eccezionale che dalla sua vita non si fa curare per far nascere il bimbo, ma c'era il bimbo non avrà mai il bacio della mamma. E quindi sofferenze personali nei confronti di un padre perso, forse dove lui non ha potuto esprimergli tutto l'affetto, tutto l'amore. E poi tutti dall'origine del mondo all'ulivo, che è un albero molto importante per la sua zona, Pianella, Moscufo, Loreto, e diciamo quindi è anche addirittura un delitto minore. Cioè quante volte noi uccidiamo una mosca, con quale diritto noi uccidiamo? Ecco, questa è la domanda bellissima che lui ha scritto. Poi ho fatto io qualche, ho parlato di alcuni problemi che mi sono un po' cari, per esempio quello del volontariato. Sì. Io ho invitato tutti, sempre, giovani, anche delle mie scuole, a dare un senso diverso alla loro vita, un senso vero, cioè darsi al volontariato, pensare agli altri, alle sofferenze degli altri. Io mi vanto di poche cose, ma tra cui quelle due cose che mi vanto è che sono stato donatore di sangue per quasi 40 anni e ho portato molti giovani ragazzi dell'Istituto Bertrando Spaventa di Città Sant'Angelo e anche del Marconi a diventare donatori di sangue. Poi e quindi per dare un senso, perché questi ragazzi hanno abbandonato se stessi, poi sono preda di situazioni negative. Quindi volontariato, senso della vita. Poi ho parlato poco di filosofia, ma non per filosofia, per parlare di Schelling, Kant, Hegel, Socrate, ma per dire che tutti siamo e dobbiamo essere filosofi. Filosofia significa amore del sapere. E allora tutti dobbiamo agire con razionalità, con la legge, con il logos, con la mente, con il cervello, con l'intelligenza, chiamiamolo come vogliamo chiamare, attraverso l'esperienza e fare scelte intelligenti. L'ultima notazione di cui ho parlato è l'amore. Seguendo le tracce, sto facendo una battaglia personale nel sentiero tracciato da Papa Francesco, l'amore. Tante volte in famiglia non regna l'amore. E allora gli americani, che non sempre sono da condividere i loro valori, però hanno un modo di fare eccezionale, quello di salutarsi sempre col buongiorno o con l'arrivederci, ma sempre dicendo I love you, love, ti amo, ti voglio bene. Noi non lo diciamo mai. No, mai. 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 In famiglia non diciamo mai a papà, papà ti voglio bene, mamma, mamma ti voglio bene, poi tra moglie e marito, senti, ti voglio bene, certo. Se uno tutto di botto dice ti voglio bene, il papà che dice ti serve qualcosa, perché non sono più abituato a dire. Ma se invece ci si abitua, ecco che l'amore nasce, cresce, si rafforza e diventa, deve diventare un'epidemia d'amore, non di Covid, tra tutte le famiglie.
di ascoltatore, invito tutti gli ascoltatori a dire ti voglio bene alla persona amata. Non può essere che uno tanto lo sa che gli voglio bene, no, bisogna dirlo, non bisogna inventarlo oppure essere, darlo per scontato, no, ti voglio bene si dice a tutte le persone care e anche agli amici, a tutti quelli con i quali si può intavolare un rapporto di amore, di stima, di fiducia ed altro. Questo è quello che ho grazie detto. Zio, grazie. E io prima di concludere, a proposito del volontariato, dell'amore, del legame di affetto che ci può unire agli altri, volevo chiederti se potevi leggere ai nostri telespettatori una poesia cara all'Unitalsi, perché qui, proprio davanti. Da qui è nata l'Unitalsi, quindi è una poesia che a cui noi siamo molto 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 legati, e se ce la volevi leggere poi per concludere darci una tua piccola anche parola, frase che ti suscita questa bellissima poesia. Sì, ecco, la rivoltella, ammalato di tristezza, incapace d'amare e troppo pieno di sé per ammetterlo, solo e sconsolato, col mio lettuccio verrò alla grotta con la pistola nella tasca e, non esaurito, la farò finita di un colpo alla tempia. Ma il tuo piano volgeva per me verso altri lidi, all'uomo nuovo. Hai disarmato la mia mano, specchiandomi negli occhi di chi sa donare amore gratuito ed è felice. Così guarito dentro, nell'anima cui non credevo, hai vinto tu, Immacolata Concezione, madre mia e nostra. Lì, di fronte alla grotta, ho capito e amato. Ho riconsegnato la rivoltella inesplosa, è inutile. Con la mia borgia e la presunzione, finalmente felice, sul treno del ritorno. E dalla mia guarigione scorgo quella di tanti cari fratelli e sorelle come me, sofferenti e incapaci ad amare veramente. In ricordo e in onore di Giovanni Battista Tomassi, dalla cui conversione è nata l'Unitalsi. L'Unitalsi ho potuto vedere deviso, che è una famiglia di volontari, di persone eccezionali, permeati tutti di valori cristiani, di solidarietà e di amore verso gli altri. Sì, qua parliamo proprio di una conversione di cuore che ha ricevuto Giambattista Tomassi, perché molto spesso si pensa che le conversioni, i miracoli possono, diciamo, avvenire solo a livello fisico, e in realtà questo non è vero, anzi la maggior parte delle volte il miracolo di cuore è ciò che prevale rispetto al miracolo fisico. Però noi vogliamo augurarvi di poter ricevere anche voi un miracolo di cuore, e ringrazio lo zio per questa partecipazione, perché insomma è stata per noi preziosa. Grazie. Grazie a voi, auguro a tutti buona giornata e che Dio vi benedica. Grazie. Volevo lasciare la parola a Francesco, che ci darà qualche sua riflessione e condivisione rispetto a tutto questo. Buongiorno a tutti, ringrazio Marta per avermi dato anche questa volta la possibilità di presenziare qui a Radio Speranza. Per quel che riguarda Giovanni Battista Tomassi, come disse, non ricordo chi, la sua voleva essere una provocazione, un gesto eclatante. Lui credeva di fare la cosa più eclatante in assoluto che potesse fare, ovvero quella di spararsi davanti alla grotta. E invece, poi il risvolto che c'è stato è stato in realtà molto più eclatante, perché, come sappiamo, lui lo ha portato a fondare questa associazione. È la prova che non sempre i nostri piani coincidono con quelli di Dio, anzi quasi mai va in questo modo. Ti è mai capitata a te una conversione del cuore? O c'è stato un momento della tua vita in cui hai sentito che il tuo cuore si stava convertendo?
me personalmente capitato, sì, qualche volta mi è capitato che magari c'erano state persone, io sono cristiano convinto, però come tutti ho i miei limiti umani, persone che mi avevano fatto qualcosa con le quali io ce l'avevo a morte, poi magari ho pensato bene a tutto quanto, che magari non potevo conoscere la loro storia, ma magari anche se non le ho proprio perdonate, perché il perdono è un'arte, secondo me, alla quale siamo chiamati tutti al perdono, ma non sempre è facile, però alla fine sono arrivato a concedere il beneficio del dubbio. Io penso che magari già solo quello sia un inizio, poi un giorno magari anche con l'età, con l'esperienza, quando avrò qualche capello bianco in più, magari ci riuscirò più facilmente. Spero di riuscirci, comunque l'intenzione c'è. Grazie Francesco, io volevo, visto che noi siamo volontari dell'Unitalsi, volevo leggere ciò che l'autore ha scritto, quindi ciò che Donato Di Marzio ha scritto per noi e per l'Unitalsi. All'Unitalsi, oltre alla quotidiana opera caritativa e meritoria di ogni encomio, per le innumerevoli attività solidali nei confronti dei fratelli e sorelle sofferenti, l'associazione spende il suo tempo e le risorse nella promozione di iniziative educative e culturali. Il plauso e il ringraziamento per tutte le attività inerenti all'organizzazione e lo svolgimento dei pellegrinaggi mariani, la formazione specifica ed umana del personale di assistenza dei pellegrini ed inoltre per l'opera di mecenatismo culturale come questa, non meno importante. Grazie di cuore, Donato Di Marzio. E io proprio con questo ringraziamento volevo invitarvi, chi volesse, ad acquistare questo libro che è veramente bello e un libro di poesie che penso aiuti veramente a riflettere su se stessi e anche appunto su tutto ciò che ci accade nella vita, dargli anche un senso nuovo a quello che accade nella nostra vita. E chi volesse fare un'offerta ed acquistarlo, noi ne saremo grati, perché aiutate a finanziare tutte le nostre attività che durante l'anno portiamo avanti. E per concludere volevo darvi solo qualche appuntamento. Il più imminente è il pomeriggio che faremo in onore della, insomma, per concludere la festa di San Martino, domenica a Cermignano, Appoggio delle Rose, dove il nostro caro Don Roberto ci ha invitato a partecipare con tutti i paesani, e quindi faremo il rosario, la messa insieme, la processione, e poi ci sarà anche una piccola festa per brindare insieme. E poi gli incontri, quelli insomma abituali di ogni settimana, sono il martedì il nostro laboratorio Mani Confuse creativo in sede dalle 16 alle 18:30, il mercoledì il nostro laboratorio teatrale con Antonella, che ci sta aiutando insomma a sperimentare questa nuova attività sempre in sede, e l'incontro che facciamo con il nostro nuovo assistente spirituale, con i ragazzi, il primo e il terzo venerdì di ogni mese, per aiutare questi ragazzi a crescere, e ci accompagniamo in questo percorso di volontariato che molte volte è faticoso, perché dobbiamo essere sinceri, non sempre è semplice, facile anche a livello di forza e di tempo, però diciamo che noi con questo accompagnamento riusciamo a dare anche un valore in più al servizio che facciamo, e non rimane solo un semplice volontariato, ma rimane proprio un vero servizio, perché gli diamo un senso più grande e più alto. Quindi vi ringraziamo per averci seguito, e ci risentiamo il prossimo venerdì. Grazie a tutti. Grazie. Da Radio Speranza abbiamo trasmesso Unitalsiamo, a cura della sottosezione Unitalsi di Pescara.